Anticipazioni prossime puntate Un posto al sole. Luca vivrà un bruttissimo momento, che farà insospettire ancora di più Ornella. Le ultime puntate di Un posto al sole hanno portato una trama ricca di colpi di scena. Riccardo ha deciso di raccontare la verità a Rossella, confessandogli di essere ancora innamorato di lei. Solo che non ha ricevuto la risposta che si aspettava, anzi, subito dopo la giovane si è recata da Nunzio che stava facendo visita a Diana per parlargli, ma è rimasta particolarmente scossa quando li ha visti scambiarsi un bacio. Roberto, intanto, dopo la visita di Lara è pronto a tutto pur di non perdere Tommaso. Marina, invece, dopo aver parlato con la donna, sembra aver cominciato a dubitare e nutrire forti dubbi su quello che stanno facendo per tenere il bambino ad ogni costo. Ida non vuole tornare sui suoi passi e ha deciso di avviare una battaglia legale contro l'imprenditore. Nelle prossime puntate ci saranno nuovi fatti che cambieranno il corso della trama, ma in particolare Luca vivrà un momento molto drammatico. Un posto al sole. Luca vivrà dei momenti drammatici. Ornella comincia a sospettare. Nelle prossime puntate di Un posto al sole la trama avrà modo di concentrarsi sul personaggio di Luca che attualmente vive con Giulia e che ha assunto il ruolo di primario in ospedale. L'uomo ha rivelato soltanto alla sua compagna e a Michele di avere l'Alzheimer e sta continuando la cura per poter tenere a bada la malattia. Solo che presto vivrà un momento drammatico di smarrimento che farà insospettire proprio Ornella. La dottoressa già in passato aveva notato qualcosa di strano, ma non aveva assolutamente legato quegli eventi ad un problema importante. Adesso, però, dopo che il medico vivrà di nuovo degli attimi di forte confusione, inizierà a pensare che c'è qualcosa che non va. Marina e Roberto, invece, temono che la presenza di Lara nella vicenda di Tommaso possa fargli perdere il bambino, mentre Ida e Diego sperano che la donna prenda per loro la decisione giusta. 4. Le hanno infatti chiesto di collaborare e di raccontare alla polizia una verità meno vicino alla realtà, in modo da favorire Ida ed evitarle il carcere. La giovane mamma ha venduto in passato suo figlio alla Martinelli e sa che autodenunciandosi rischierebbe di finire in galera per molti anni. Ma nonostante ciò non ha intenzione di farsi da parte e vuole a tutti i costi riprendersi il bambino, dopo aver finto per molto tempo di essere la sua babysitter.